Siamo con il sindaco di Selvino per parlare di questa novità che abbiamo già anticipato nelle scorse settimane del nuovo comitato turistico. Da chi è composto e che obiettivi ha? Il comitato turistico nasce dalla volontà dell'amministrazione di Selvino, in collaborazione con l'amministrazione di Aviateco e Promoserio, di dare rilancio al turismo sull'altopiano in un periodo dove le risorse sono sempre più scarse e limitate, e quindi dare nuova linfa al turismo dell'altopiano per il futuro. Avete visto una buona collaborazione, c'è stata una buona risposta, era necessario questo nuovo strumento. Attraverso lo strumento del comitato siamo riusciti a introdurre all'interno del comitato circa 100 fra operatori economici e imprenditori individuali, e quindi le risorse economiche che verranno versate ed utilizzate per il turismo saranno sempre di più a supporto del contributo che comunque darà il Comune di Selvino e di Aviatico al comitato stesso. Il 27 aprile è la serata di costituzione del comitato stesso, l'elezione del presidente. Invitiamo insomma gli associati a partecipare perché sarà l'atto costitutivo. Invito tutti gli aderenti e non solo, ricordo che per aderire al comitato c'è tempo fino al 27 aprile ed anche oltre, rimarrà se sempre aperta la possibilità di aderire a questo comitato, e ricordo che non sono solo gli operatori economici che possono aderire al comitato, ma tutti i singoli cittadini, privati, villeggianti, operatori economici, addirittura ci sono degli operatori non strettamente o residenti sull'altopiano che hanno già aderito nelle frazioni limitrofe o nei paesi limitrofi, alcuni hanno già aderito a questo comitato turistico. In chiusura ci si prepara all'estate, c'è qualche novità, cosa bolle in pentola? Il programma estivo è ricco di eventi, addirittura rispetto all'anno scorso vedo una programmazione molto intensa, ci sarà la novità della nuova animazione, ci saranno 4-5 eventi molto importanti, ricordo l'Orobio Ultra Trail che interessa Selvino insieme a solo altri 3 comuni dell'intera provincia di Bergamo, ricordo appunto l'animazione e ricordo la notte bianca che sarà l'inaugurazione della stagione estiva, che sarà l'evento che lancerà la stagione turistica sull'altopiano. Voglio ringraziare l'amministrazione di Aviatico per aver supportato questo progetto. Noi come amministrazione, io personalmente, sono veramente convinto che il comitato turistico sia l'anteprima di una futura proloco che potrà nascere sull'altopiano, dove si vedrà la collaborazione stretta fra operatore economico privato e pubblico. Credo che solo attraverso questa collaborazione si possa trovare il rilancio, il futuro per il nostro altopiano, per il nostro turismo, che è la linfa vitale per il nostro sostentamento come Comune di Selvino ed Aviatico.